Lady, appunto, tu che c'entri con questo? Perché su questa nave c'eri anche tu. Sì, io sono uno dei testimoni anche nel film di Daniele Vicari, di questo film documentario che lui ha raccontato tramite repertorio video, ma anche video inediti, insomma, presi dall'Albania di quei tempi. E io ero uno dei 20.000 albanesi a bordo di questa nave, e qui forse è cominciata anche una storia che poi ha avuto uno sviluppo molto felice per quello che ti riguarda. Allora, io direi, vediamo un momento del film, di questo docufilm, che poi è anche un film, se vogliamo, d'avventura nella sua drammaticità, e poi, se ti va, ci racconterai qualcosa di questi 5 giorni, ma non solo. La nave dolce, eccolo qua. E io ho seguito la folla senza rendersi bene conto a quello che si andava incontro. In 10 minuti eravamo in 10.000. Mio marito mi chiede: ce la fai a salire con la corda? Sì. Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano. Era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia. Italia! Italia! Era una parola grande, perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo: ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno.